Ciao a tutti, bentornati sul canale e oggi vado a girarvi un nuovo episodio dei prodotti novità Eurospin. Prodotti novità barra no, prodotti mai acquistati prima. Ovviamente io faccio sempre questa distinzione perché questi prodotti li trovate tranquillamente nel supermercato, magari anche da svariati mesi, ma io non li ho mai acquistati sempre perché magari ero reticente nel volerli provare. Però, siccome adesso mi sono ingegnata nel fare questa cosa, ho detto vabbè, proviamo ogni tanto dei prodotti che o perché sono nuovi o perché non li ho mai acquistati e vediamo un po' che cosa ne pensano i followers, ovvero voi fettine che tanto mi seguite con ardore in questi anni ormai. Io partirei subito a bomba con un prodotto che peraltro stava in un'offerta lancio abbastanza apprezzabile e che ne abbiamo acquistati due per tipo, perché ovviamente siamo in due, che fa? Uno beve, l'altro guarda, no. Allora, costano 1 euro e a questa modica cifra abbiamo trovato il latte e cappuccino. Ne abbiamo prese due confezioni, queste vanno in frigorifero. Ovviamente è una bevanda a base di latte con caffè e cacao, caffè istantaneo, latte, acqua, poi che c'è? Zucchero, cacao magro in polvere e stabilizzanti. Insomma, comunque latte, cacao e caffè. Questa è la versione a cappuccino che poi vado subito a mettere in frigorifero perché altrimenti questo è già stato fuori frigo da un po'. E poi il latte espresso, cioè solo latte e caffè. Dice di shakerare il tutto e di berlo. Vi farò sapere com'è perché penso che lo berremo tra sabato e domenica a colazione. Quindi poi vedremo com'è, se è buono tanto quanto il prodotto blasonato che io ultimamente riesco a trovare anche al Carrefour della Starbucks. Sono praticamente simili, poi sarei curiosa di vedere chi è che li produce. Comunque li trovate solo in questi due gusti, cappuccino e caffè. Però devo dire che sono abbastanza, ho detto bene prima, accattivanti, perché li vedi così e dici, vedi, hanno anche il coperchietto, non lo so, mi sono piaciuti e quindi ho detto, dai, proviamoli giusto per vedere. Se vi stesse chiedendo quante calorie ha il flaconcino da 250 ml, sono 143 calorie, quindi tutto sommato è uno snack a tutti gli effetti. Torno da te dopo averli riposti in frigorifero per mostrarti un amo essere eccellente mai visto in vita mia. Non so se è un prodotto che hanno messo per l'occasione del Giro d'Italia, non lo so, ma non so neanche se è un prodotto che mai si ritroverà nel negozio, perché sapete com'è l'Eurospin, lancia dei prodotti novità oppure edizione limitata, poi magari lo trovi in quel momento in cui lo mette, acquistate, dopodiché non lo rimette per secoli. Quindi io, visto che l'ho trovato, l'ho preso. A 1,29 euro, peraltro anche in offerta, ho acquistato le orecchiette con il grano arzo, 100% grano pugliese, mai viste. Però c'era effettivamente il reparto frigorifero con i prodotti pugliesi. Se ti sei perso lo svuota la spesa che ho fatto nel video prima di questo, ti lascio la scheda informativa in alto a destra, perché avevo acquistato le ovoline di mozzarella che era prettamente una mozzarella pugliese. Quindi probabilmente c'era qualche collection che io ero ignara. Però siccome l'ho trovato, mio marito subito ha sottolineato questa cosa: ma tu lo mangi il grano arzo? Io mangio tutto, perché è comunque un grano particolare, tipo il kamut, quindi perché non provarlo? Chi sono io per non provarlo? E quindi l'ho acquistato, una confezione, è da 400 grammi, non è da 500, però siccome tanto lo mangerò da sola, scade il 4 agosto del 2023. Sicuramente potrò farci almeno 4 volte, lo congelo. È un consiglio che vi do spassionatamente delle paste fresche ovunque voi le compriate, perché quando rimangono aperte nel giro di 2-3 giorni poi fanno la muffa. Quindi io quando lo consumo o lo porziono e lo congelo, o se so che lo andrò a mangiare di lì a qualche giorno lo lascio in frigorifero, ma la stragrande maggioranza delle volte lo porziono e lo congelo, perché così non va via, non va buttato niente. Poi, un prodotto che invece c'è sempre, che io stranamente non ho mai acquistato, ma perché io mi fossilizzo con un prodotto che mi piace, tipo,
ti dico qual è il detersivo per la lavatrice all'Argan, che è la confezione quella marroncina ambrata con il tappo marrone. Io mi fisso con un prodotto, mi piace, ricompro fino a che poi non mi stanco e quindi vado a provarne dei nuovi. In realtà nuovo per me, ma datato per l'Eurospin, e ti sto parlando del salvacolore Dexal lavatrice. Lo trovi anche salva fibre, se non erro la confezione è tutta verde, e un altro forse salva odori, che è tutto celeste, non lo so. Costa 3,59 e sono 2 litri di prodotto. È un prezzo abbastanza caruccio, se calcoli che spesso e volentieri sia l'acqua e sapone che a Risparmio Casa, probabilmente anche al Mauris, mettono tanti prodotti di marca in offerta a prezzi anche più bassi di questo. Però ho voluto dare fiducia al brand, siccome quello all'Argan mi piace tanto, ho detto dai, proviamo anche questo salvacolori, visto che non so voi, ma io la settimana scorsa ho fatto il cambio di stagione, anche se qui piove a dirotto ormai da un mese e mezzo, non lo so, e quindi ho tutti i capi colorati estivi e quindi penso che vada bene come prodotto. Poi un altro prodotto che credo di non aver mai provato, perché anche per questo mi sono fossilizzata sul colore celeste, che devo dire abbastanza buono, e cioè è sempre della Dexal, l'ammorbidente concentrato frutti rossi e rosa indiana. Ora io non ricordo minimamente, perché tra i prodotti preferiti dell'Eurospin che pubblicai forse 3-4 anni fa, c'era un flacone simile rosa, però era più compatto, ma se non erro era un'altra profumazione. Questa io non la conosco minimamente, non l'ho neanche annusata al negozio, quindi non so neanche come sia, spero che non sia troppo dolce, ma comunque siccome sono 60 lavaggi, che poi alla fine non sono 60 perché magari so di meno, però comunque è un bel flacone da anche questo 1,5 litri, ho detto proviamolo, vediamo com'è, se profuma, se ammorbidisce, insomma se fa il suo lavoro. Di questo ce n'era anche, c'era quello celeste che provo sempre, ce ne stava un altro ambrato che non so se ho mai preso, però ho letto frutti rossi e ho detto no, devo provare questo, e ho preso questo. Poi, rimanendo sempre in tema prodotti per la persona, per la casa, visto che ci siamo sparati 2 prodotti per la lavatrice, spariamoci 2 prodotti per la persona. Tra questi questa è una fragranza che io credo che sia nuova, perché in negozio non l'ho mai vista, anche perché calcola che io di questo brand Near Your Body compro spesso e volentieri, e ti sto parlando del bagno schiuma frangipane e pesca. Poi magari mi sto sbagliando e già c'era anche l'anno scorso, però io personalmente non l'ho mai visto. C'era anche un'altra profumazione mai vista, però come ho letto pesca e frangipane, secondo me è un connubio perfetto per l'estate, perché è abbastanza dolcino, e l'ho preso. Poi qua dice profumo intenso a lungo, se effettivamente sono come quelli scuri, tipo quello al maracuja e mango, tipo che c'è la confezione lilla, che quello fa paura, quel bagno schiuma dell'Eurospin, l'ho preso per quel motivo là. Questo, se non erro, 1,69. Poi un altro prodotto che però non ricordo minimamente il prezzo, e magari ve lo lascio scritto all'interno del monitor perché non me lo ricordo proprio, è questo sapone per le mani della Luxury, o Luxury, non lo so come si pronuncia, che io ho acquistato mandorle e karité, perché diciamo sono due, come si dice, due vegetali che rendono la pelle morbida, però effettivamente lo trovate con i tappetti di altre 3 profumazioni, rosso che mi sembra che era fragola, e gli altri due non me li ricordo minimamente. Comunque questo brand lo vende anche Risparmio Casa. E siccome lo vedo sempre e non lo prendo mai, ho detto mamma, lo prendo e lo provo, ed è un flacone da 750 ml. Terminati alla fine i prodotti anche per la persona, ripassiamo a un prodotto che si mangia, che più che si mangia si beve, e anche questo credo sia un prodotto, era in offerta a 79 centesimi, è un prodotto che credo già ci fosse, ma io non l'ho mai visto, cioè nel senso, forse l'ho intravisto l'anno scorso ma non l'ho acquistato e l'hanno rimesso quest'anno. Siccome sono delle bevande che non trovi dove sono le classiche, tipo il simil Gatorade o le bevande quelle nei flaconcini piccole, no? Tipo le Coca-Cola, i tè, cioè lo trovi in tutt'altro reparto, quindi io spesso e volentieri passo là, guardo, do un'occhiata, se vedo qualcosa che
mi può, diciamo, soddisfare o aguzzare l'ingegno, dico, ma guarda, adesso lo prendo e lo provo, altrimenti tiro dritto. Invece stasera che stavo proprio alla ricerca, ne ho prese tre tipologie, perché mi sembra che ne facciano tre. Sono le acque plus, che contengono, cioè sono zero zuccheri, zero calorie, però hanno quel gustino, diciamo, quel saporino, questo di limone zenzero, perché poi a seconda della confezione trovi il gusto. Questo rosa che è un, allora questo è un defaticante, quindi tipo se fai sport oppure se sudi, no? Devi reintegrare i sali minerali, ti bevi questo. Poi questo è con zinco antiossidante. Protezione cellule, stress ossidativo, ribes nero, questo pure secondo me deve essere buono. E poi c'è l'energizzante che è lime e menta. E questi sono tutti flaconi da mezzo litro. Ho detto proviamoli, stavano in offerta, quindi comunque il prezzo non era eccessivo, 79 centesimi, per provare un qualcosa di diverso, soprattutto in quei periodi in cui non ho voglia di bere acqua e quindi mi sparo questo. Per esempio, oggi ho bevuto le tisane a freddo e ho fatto fuori una bottiglia da 1,5 litri di acqua, perché facevo le tisanine a freddo, poi riversavo l'acqua, facevo stagnare tipo 4-5 minuti e risorseggiavo, e quindi alla fine sono riuscita a bermi questo 1,5 litri di acqua. E con queste bevande energizzanti, tonificanti, drenanti e quant'altro, ho completato i prodotti novità o prodotti già esistenti che io non ho mai acquistato dell'Eurospin. Spero di averti tenuto compagnia. Se hai provato qualche prodotto, fammi sapere. Se hai intravisto dei prodotti che io non ho visto, scrivimelo giù nei commenti, così magari la prossima volta li testo per te. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!